sostenibile del territorio del Salento. Qual è il suo auspicio? Ah, perché l'auspicio è che sia veramente uno sviluppo sostenibile e non uno sviluppo camuffato da sostenibile. Questo è l'auspicio della provincia di Lecce, l'auspicio che faccio a tutti gli interessati allo sviluppo sostenibile, perché stiamo assistendo a delle iniziative che sono camuffate di sostenibilità ma in realtà vanno in direzione opposta e fanno un danno al territorio, e il territorio non può permettersi di subire ulteriori danni. La Giunta Gabellone come si impegna per la sostenibilità? La Giunta Gabellone ha già adottato degli atti, una delibera di Consiglio Provinciale già approvata a febbraio per quanto riguarda il fotovoltaico, con la quale sollecitiamo i sindaci ad adottare nel proprio strumento urbanistico delle linee guida, dei veri e propri regolamenti per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia sostenibile da fotovoltaico. Abbiamo un'altra delibera che andrà prossimamente in Consiglio Provinciale che riguarda le biomasse, con la quale chiediamo alla Regione di adottare nella propria normativa delle regole che possano legare la produzione da biomassa alla potenzialità del territorio. La ringraziamo e auguriamo a lei e alla Giunta un buon lavoro. Grazie.